Il 17 maggio ad Ancona si è tenuta la sesta edizione del Marketplace Day, l'evento promosso da Confindustria Marche Nord e Piccola Industria Confindustria Marche per creare un ponte di collegamento e di dialogo fra le imprese del territorio, gli operatori e gli istituti di credito. Tra gli imprenditori presenti in qualità di ospite di eccezione ha partecipato l'architetto Paolo Castelli, titolare CEO dell'omonima azienda, leader nell'arredamento esclusivo e nel design. Per me è molto importante dare un contributo perché come azienda noi esportiamo praticamente il 90% della nostra produzione che è realizzata interamente in Italia da filiere italiane e da quindi da artigiani, che noi siamo più un polo tecnologico, e quindi essere qua oggi, specie nell'Anconetano dove abbiamo diversi fornitori, è molto importante anche per omaggiare il grande servizio che riusciamo a avere da questa terra. Oltre 500 i desk allestiti e più di 2.000 visitatori che hanno affollato il Palais Indoor di Ancona per l'intera giornata, che ha richiamato un gran numero di aziende ed imprenditori provenienti da tutto il territorio regionale, oltre che di operatori degli istituti di credito. Le banche hanno bisogno di sapere come stanno le cose per poter poi definire insieme con le imprese quelle che possono essere le soluzioni migliori. È importante che le imprese non soltanto guardino quello che è la necessità del momento, ma facciano dei piani strategici per verificare quelli che possono essere gli investimenti e le necessità finanziarie. Su questo aspetto io credo che il sistema bancario non ha mai fatto mancare denaro in questi anni. Perché avete scelto di essere oggi qua? Perché è un momento importante di confronto tra le varie aziende, è un momento per farci conoscere, per fare un B2B di successo. Molto spesso non conosciamo il nostro vicino di casa, quindi è importante conoscersi tra aziende italiane per poter poi trasportare nel mondo la nostra ingegneria, il nostro sapere, il nostro costruire, che è una tipicità italiana riconosciuta nel mondo. Riteniamo che questa sia una piazza interessante per comunque continuare a tenere, a allacciare le relazioni con i nostri colleghi imprenditori, per partecipare ai forum che ci sono e per acquisire maggiori competenze, tutto qua. Abbiamo trovato molte opportunità, l'obiettivo è chiaramente fare relazioni, conoscere, trovare sinergie con molti imprenditori che magari non sappiamo neanche che esistono e sono magari dietro casa nostra. Ogni volta è una giornata bellissima, una giornata piena di sorrisi, piena di esperienze, ma soprattutto piena di incontri, ma anche poi di conoscenza, grazie poi alle tavole rotonde che vengono organizzate da Confindustria.